Ciao a tutti, buon pomeriggio, bentornati. Tra pochi secondi sarò in collegamento con Gian Vittorio e con la sua boutique di Vasto. Buonasera, ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti. Qualche secondo, eccoci qua e abbiamo questo nuovo collegamento. Enrico, eccoci qua con Gian Vittorio, buon pomeriggio. Sono all'esterno del mio negozio perché oggi è una bella giornata, non primaverile, però si iniziano a vedere i primi soli, quindi bisogna godersi di un po' di sole. Fai bene, ti proteggi dal sole anche con un occhialetto, niente male. Beh, diciamo che gli occhiali sono un'altra delle mie passioni, quindi mi piace prendere qualcosa di un pochino particolare. Adesso sono entrato però e me li tolgo, perché Fai adesso. bene, buon pomeriggio e grazie anche a te per darci la possibilità, proprio l'abbiamo visto in questo momento qua, proprio di entrare insieme a te e farci entrare nella tua boutique. C'è ancora un po' di disordine perché fortunatamente l'arrivo dei nuovi prodotti è quotidiano e quindi ci sono sempre pacchi su pacchi. Mi è appena arrivato questo, diciamo, piccolo mostriciattolo che è uno strumento di Pole Shark con cui faremo la vetrina dedicata ai costumi e la faremo da subito, quindi non aspetteremo Bene, poi, interessante diciamo, questa. giugno, no? Questa è un'altra azienda, visto che hai introdotto loro, che nelle ultime stagioni sta facendo tantissimo dal punto di vista proprio di lavoro sul riposizionamento del prodotto, ma soprattutto anche di cambiamenti importanti sulla collezione, sull'approccio. Ed è importante questo grande lavoro che sta facendo con voi rivenditori dal punto di vista del visual, fornendovi materiale. Allora, diciamo, Pole Shark che negli ultimi anni è cambiata tantissimo rispetto, diciamo, a quello che uno si ricordava della Pole Shark, quindi non è più, oppure è ancora un prodotto rivolto all'adulto, ma anche al giovane, perché comunque, soprattutto sul discorso maglieria e felpe, hanno introdotto tantissimi modelli che si rivolgono a una clientela molto più giovane e molto più attenta, diciamo, rispetto a quello che loro facevano fino a 4-5 anni fa. Poi sono sempre super super attenti sia al packaging perché ogni capo ha un packaging specifico. Quindi un'azienda, diciamo, di quelle, mettiamo il termine, se mi segue essere rappresentante o mi segue Mauro Stefano, di quelle irrinunciabili, diciamo, che non si possono togliere dal negozio. Dal punto di vista sicuramente della struttura aziendale, del grande lavoro che fanno sul prodotto, sull'assistenza al cliente, come ritorniamo a dire, anche dal punto di vista dei tanti materiali, strumenti, accessori espositivi, quindi a supporto della vendita e dei rivenditori, devo dire che stanno oggettivamente facendo molto, si stanno impegnando molto, si stanno dedicando molto e penso che il mercato e quindi voi rivenditori da questo punto di vista li state premiando e state seguendo o almeno cercando di seguire poi loro in questi cambiamenti, in questo percorso che ovviamente, come si dice, no, Roma non si è fatta in un giorno, ci vorrà del tempo, è un po' adesso inizialmente più una montagna russa che non un percorso su un rettilineo fatto e finito, però insomma interessante. Bene che abbiamo vedi, iniziato già subito rompendo il ghiaccio in questa maniera parlando di una delle aziende che fanno parte un po' della tua brand list all'interno del tuo negozio. Ma partiamo dagli inizi. Raccontaci com'è nato la tua boutique, qual è il tuo percorso all'interno di questo settore. Allora, diciamo, il negozio in questione si trova nei locali storici di un negozio del 1979, quindi non un'attività nuova, un'attività che c'è da tanti anni. E io mi sono approcciato a questo lavoro quando avevo 16 anni, perché ero, diciamo, cliente e amico del titolare di questa boutique storica che si chiamava Hamilton. E diciamo, ho fatto un po' come si faceva una volta, non dici ti serve una persona a lavorare, quanto ti devo dare per lavorare da te e apprendere il lavoro? Perché io comunque poi sono stato qui più di 5 anni a imparare il lavoro, sia dal semplice piegare una maglietta, perché non è scontato neanche quello, a poi tutto il lavoro che c'è dietro, quindi di ordini, di campionari, di capire i numeri, insomma, tante situazioni, diciamo, che le ho vissute da esterno. Io venivo a guardare, sono venuto a guardare per tanto tempo, poi chiaramente anche c'è stato un ingresso alla vendita e quant'altro, e da lì poi fino al 2016, in cui il vecchio titolare
è diventato nonno e quindi ha deciso di dedicarsi ai nipoti e di andare in pensione, voglio dire. E quindi e ti ha lasciato strada davanti e tu ne hai giustamente ne hai preso atto, ecco, penso con grande piacere, visto quello che ci racconti e la tua voglia, la tua passione per questo lavoro che iniziava da prima, hai avuto bella soddisfazione a prendere in mano le redini di questa azienda. Diciamo sì, è stata una bella soddisfazione e anche diciamo uno dei pochi modi che io consiglio anche a dei giovani come me che vogliono iniziare a fare questo lavoro. Oggi, secondo me, è più facile affiancarsi a un qualcosa di già esistente che non creare qualcosa da zero, perché la storicità del negozio vale il 70% del lavoro che uno può fare, la storicità. È importante, specialmente in, diciamo sempre in generale, specialmente anche in realtà, se vogliamo, no? Non di una grande città come è Vasto, ovviamente il rapporto di fidelizzazione, di fiducia nei confronti della vostra clientela che vestite prima col primo proprietario e poi dopo con te, penso da diverse generazioni, almeno da un paio di generazioni. Diciamo il negozio è stato aperto nel 79, quindi ci sono poi seguiti prima i nonni, poi i figli e adesso anche i nipoti, diciamo. Senti, quindi ci hai raccontato sia la storia e soprattutto questo aneddoto molto carino di come tu hai iniziato a lavorare in questo settore qua. Cosa hai portato tu come cambiamenti in quello che era prima Hamilton e poi è diventato Closet by Hamilton, quindi con la tua gestione in termini di approccio, di filosofia, sì, che credo che non sia variata poco da quello che ci hai detto, ma è sicuramente magari diventata un pochino più attenta anche a delle esigenze di un consumatore un filo più giovane, vista anche la tua età, ma che comunque ha mantenuto un rapporto importante con brand storici, soprattutto del panorama italiano. Allora, il discorso è, diciamo, la principale, diciamo, modifica che ha portato è stata quella di inserire dei marchi che non fossero del solito circuito dei marchi noti, no? Perché chiaramente fino a alcuni anni fa si riusciva comunque a lavorare con delle griff che oggi si rivolgono a un mercato più del lusso e un po' meno del, diciamo, livello medio-alto, e quindi dovevano essere necessariamente sostituite per creare un prodotto che fosse più vicino al cliente finale. Per dire, prima c'era tanta attenzione a quei 3-4 brand importanti che trainavano e magari un po' poca attenzione nel trovare il prodotto con il rapporto prezzo-qualità giusto, con una vestibilità più aggiornata, modaiola, come che possa essere un'attuale doppia pants un po' over, cosa che 5 anni fa un pantalone di tendenza non avresti mai trovato qui. Avresti trovato sempre il tuo fondo slim e che faceva il marchio multibrand e buonanotte, voglio dire, quello era il discorso che potevi trovare, no? Quindi io ci ho messo più un'impronta personale e anche qualche prodotto un po' di ricerca che, diciamo, stiamo cercando anche lì di aumentare, perché abbiamo iniziato per esempio noi con Fortela nel 2016, siamo stati tra i primissimi clienti in Italia e abbiamo avuto belle soddisfazioni quando eravamo, diciamo, in pochi. Adesso che chiaramente è un po' più diffuso, si fa un po' più fatica, però è stato uno dei marchi che ci ha fatto conoscere anche online a molti clienti che abbiamo acquisito tramite il marchio comunque di Alessandro, che devo ringraziare da quel punto di vista. Certo, certo, certo. Beh, è importante comunque che tu abbia attenzionato, a prescindere da tutto, anche progetti nuovi, che comunque erano nuovi per il mercato, ma venivano poi proposti da persone che hanno comunque un'importante esperienza in questo settore, quindi poi in quel caso lì è stato poi mettere per Alessandro, diciamo, in pratica tutta la sua esperienza e anche ovviamente miscelata a quelle che sono le sue passioni, quindi come sappiamo il mondo dell'autentico, il mondo del vintage, tutti i prodotti che hanno una storia, hanno quel tipo di gusto. Come per esempio è stato anche un inserimento che prima non c'era, il discorso delle calzature, che adesso, diciamo, noi ci stiamo lavorando con 3 brand, dalla prossima stagione diventeranno 4, ed è una tipologia di prodotto che ci saranno anche dei bei risultati, sia con Berwick, che in questo momento è una delle aziende con il rapporto prezzo-qualità migliore sul mercato, poi adesso stiamo lavorando anche con Se Boys, che stanno un po' rilanciando il marchio con dei prodotti un po' diversi, e dalla prossima stagione, diciamo, lo posso anche dire, avremo introdotto MoMA, con calzaturificio storico di scarpa lavata, che comunque ha sempre il suo perché e i suoi, diciamo, affezionati, no?
Beh, certo, anche perché, come ci stavi dicendo, sono anche dei mondi differenti. MoMA sicuramente è un marchio storico e tra i più storici che hanno iniziato a fare quel tipo di scarpa, comunque dove miscelare sia la qualità in termini di contenuti, di costruzione, che questo tipo di approccio di una scarpa più lavata, più vissuta, e quindi sicuramente si miscela bene all'interno del tuo negozio, del tuo contenitore, oltre che vicino a quei marchi che tu ci hai detto, che sicuramente sono più noti per una scarpa più pulitina, più perbenino, no? Diciamo che secondo me ad oggi non ci si può focalizzare troppo su un solo tipo di prodotto, perché la stessa persona che indossa un abito classico magari la scarpa la vuole lavata, oppure viceversa, porta la scarpa lavata e porta l'abito un po' frizzante, chiamiamolo così, però poi sulla scarpa non si vuole esporre. Ci sono, diciamo, bisogna riuscire ad accontentare un po' tutti i gusti, cosa che non è facile in questo momento, però diciamo uno ci prova e può anche riuscirci, diciamo. Ecco qui. Senti, proseguendo con te all'interno del tuo negozio, mostraci qualche angolo del tuo negozio, illustraci alcuni dei prodotti. Abbiamo parlato prima di Pole Shark all'inizio, dove abbiamo visto un espositore, abbiamo parlato adesso del mondo delle calzature, però facci vedere altre cose. Vediamo qui Allora, ti Aspesi. dico, questa per esempio è una nuova field di Aspesi, che adesso c'è un po' di luce di troppo, che sta avendo già dei buoni riscontri perché se ne è già venduta qualcuna, essendo che la stagione iniziata adesso, già è un discorso positivo. Anzi, sul loro sito è anche sold out, quindi probabilmente sarà un prodotto di quelli che andranno bene in questa stagione. Poi qui abbiamo già un angolino di Pole Shark, che comunque, per esempio, una t-shirt nuova che hanno fatto quest'anno, proseguendo il discorso del Reflex, che è sempre, diciamo, piacevole, oppure la loro felpa, voglio dire, sempre su quel gusto lì. E sono tutti dei prodotti che possono andare. Poi, per quanto riguarda, c'è anche un ampio discorso da fare sulla cerimonia che noi trattiamo con, diciamo, due aziende e mezzo, nel senso che abbiamo Corneliani con la CC, che è quasi specifica per la cerimonia. Tutto il gruppo Lubiam, quindi con i marchi sia Lubiam, diciamo, Primo Pretto, ma anche LBM e la loro sartoria, quindi coprono un discorso della cerimonia. E poi con Boglioli, che non è, diciamo, specifico di un discorso cerimonia, però possono anche esserci dei prodotti che poi si possono incrociare con il mondo della cerimonia. Qui abbiamo alcune giacche di Boglioli, come per dire i loro classici Hopsack decostruiti, lavati, che sono sempre, diciamo, molto molto belli, hanno anche loro un pubblico affezionato a questo tipo di prodotto. Che poi, vedi, si può anche incrociare con un discorso di LBM che, come dico io, a volte si usano anche dei termini, diciamo, sbagliati, che magari uno dice LBM è più economico. Attenzione, dico, molte volte il termine economico viene frainteso, perché non sempre quando un prodotto costa di meno vuol dire che vale di meno. Attenzione, perché LBM, per esempio, è uno di quei prodotti che ha un prezzo qualità molto azzeccato e c'è anche un valore forte dietro. Non è un prodotto che costa meno ma vale meno, assolutamente no. No, e poi comunque, come hai detto correttamente tu, a prescindere bisogna essere capaci, bravi a proporre delle alternative, a poter vestire in maniera diversa e portare anche su tematiche diverse lo stesso consumatore, come sicuramente cercare di abbracciare e accontentare più consumatori possibili senza, come abbiamo visto, snaturare il negozio dal punto di vista del gusto. Quindi il gusto resta omogeneo, mentre l'offerta diventa il più variegata e interessante possibile. Ti faccio vedere quel gilet che è uno dei miei capi preferiti della stagione, che è un gilet in suede, un po' da cacciatore, no? Sì? È Tre pezzi, molto particolare, sempre un pezzo diciamo. di Aspesi questo. Assolutamente sì, anzi penso che sia anche un pezzo, chiamiamolo un po' raro, perché non ne hanno fatti molti e, diciamo, si spera di venderlo prima degli altri, perché comunque se, sul sito loro non è ancora disponibile. In giro vedo che non è ancora disponibile, quindi siamo ad oggi Dacci più su una testimonianza lotta anche di da posizionamento, no? Su Google. Questo punto di vista, visto che stavamo vedendo un capo particolare, sicuramente inusuale per quelle che possono essere le proposte di Aspesi. Diciamo che sicuramente in un momento particolare come questo, ora tra l'altro coinvolto, come sappiamo, e tu sei testimone anche di questo, di periodi di lunghe chiusure, però nel momento in cui, oltre che i negozi sono aperti, ovviamente, ma anche
tramite la comunicazione che riesci a fare, quello con cui lavori, anche facendo videochiamate con i tuoi clienti affezionati, ovviamente, potendo essere rintracciata anche da nuovi i prodotti comunque più particolari, magari anche che hanno un prezzo, se vogliamo, anche superiore rispetto ad altri, quindi potrebbero essere sulla carta, se tutti si preoccupano sempre di questo, più complessi, in realtà sono le cose che funzionano e attirano la primaria attenzione. Che dico io, uno non deve avere paura di prendere dei prodotti che siano costosi, perché, come dico io, poi alla fine il prodotto, il cliente lo trova sempre, nel senso, a volte uno vede un capo e dice mamma mia quanto costa, non lo prendo perché costa tanto, parlo da noi negozianti. Invece no, non bisogna avere paura, perché poi alla fine quando hai le cose belle le vendi, se non ce le hai sicuramente non le vendi, voglio dire. Questo per esempio nel caso di questo gilet, che è un gilet particolarmente, non dico caro, però non è un capo economico perché a listino 800 normale, però vediamo, intanto un gilet particolare in suede, poi comunque con diverse tasche, e quindi comunque ha una costruzione ricca, particolare, sicuramente un capo bello o non bello, questo poi dopo è soggettivo. Dai, a me personalmente piace, ma sicuramente un capo che ti distingue. Guarda, te lo stavo togliendo dalla gruccia. È chiaro che è un capo non facile, non ne abbiamo presi sicuramente 20, ne abbiamo presi 3, però, vedi, con dietro la sua tasca con lo zaino, molto particolare. Carino, particolarissimo questo. Sicuramente è un prodotto che troverà il suo amante, voglio dire. Ripeto, uno non, anche delle giacche, ogni tanto vede qualche tessuto particolare dove la giacca arriva a cifre un po' più scomode, voglio dire, però uno non si deve mettere paura, perché poi la difficoltà da superare è quella di raggiungere il cliente che cerca quel prodotto, ma una volta che l'hai raggiunto, poi lo compra, voglio dire, non diciamo, è sicuro, è una cosa garantita, come ti posso dire. Senti, proseguiamo con te nel giro che sì, stai facendo fare nel tuo negozio. Mostraci se c'è qualche altro capo che, ovviamente avendoli selezionati, sono tutti i capi di tuo gradimento prima di tutto, però qualche capo che ti piace di più, piuttosto che appunto le vetrine, se c'è qualcosa che vuoi raccontare. Faccio vedere un capo che sicuramente... Allora, guarda, ti spezzo due parole su due marchi che qui ho a portata di mano, sì, che sono molto interessanti. Uno è, magari potrebbe sembrare un po' banale, Grifoni, però... No, invece no, non è banale, e guarda, pure che non è, diciamo, il mio mondo specifico, però è interessante che tu vada su questo. Più volte si è parlato di Grifoni, quando era Mauro Grifoni, in un momento in cui ha veramente rivoluzionato e fatto benissimo sul mercato. Da quando c'è stato questo lavoro anche di rilancio del marchio, una nuova etichetta Grifoni, ovviamente con un'altra proprietà, un'altra situazione, però devo dire che diversi clienti me ne hanno parlato positivamente, quindi... Allora, ti dico soltanto... che io ho già fatto chiaramente anche il campionario dell'autunno-inverno prossimo, e è stato uno di quelli che mi è piaciuto di più, sia perché hanno inquadrato il tipo di prodotto che vogliono vendere e che si può vendere, e oltretutto, dicevo, un po' banale, perché uno dice magari leghi il fattore Grifoni a un nome, a un ricordo o quant'altro, invece voglio dire no, e riportiamo un po' di attenzione su di loro, perché il lavoro che stanno facendo adesso è giusto, non è un lavoro... cioè non stanno campando sul vecchio nome, stanno facendo un lavoro vero, e penso che col tempo avranno anche loro le loro soddisfazioni, voglio dire. Come per esempio l'altro marchio su cui volevo porre attenzione, che noi siamo clienti dalla loro prima stagione, è Don De Fuller, che è dei jeans, sono vicini a noi perché sono abruzzesi, loro sono di Corropoli, quindi 70-80 chilometri da noi. E penso che in questo momento, nel mondo del denim, dove ci sono tanti, a parte, diciamo, mettiamo Don't Up comunque sempre tuttora al primo posto sul discorso di un denim per tutti, diciamo questa parola così, secondo me loro stanno facendo un ottimissimo lavoro, sia, te lo dico perché ho dei buoni riscontri di vendita, soprattutto online, quindi quando vedi che c'è tanta ricerca dietro di persone che cercano il prodotto, vuol dire che qualcosa sta succedendo, voglio dire, no? Fanno dei bei lavaggi. Adesso io non perché voglio sponsorizzare jeans che vendo io, ma devo riconoscerli che sono molto, molto bravi. Intanto non è detto, e invece è molto positivo che tu voglia sponsorizzare in maniera positiva, non solo per venderli, ma comunque per raccontarli e motivare giustamente le tue scelte sul discorso dei brand.
E quindi questo è importante, e anche perché comunque ci stai portando su dei brand, voglio dire, non così usuali, no? Quindi è interessante. No, tra l'altro, questo per esempio nel proprio dettaglio, caso vuole che proprio questa mattina, mentre scrollavo, diciamo, su Instagram, navigavo, mi è capitata un'immagine molto carina loro, dei loro social. Quindi c'è questo modello con avvolto da diversi loro denim, anche portati un po' a mo' di turbante. Quindi comunque interessante, so che lavorano molto dal punto di vista dei lavaggi e me ne parlano anche altri clienti di Guarda, essere ti dico, per esempio, questo è un loro apprezzato. Cimosato di questa stagione, che rispetto a, anche se uno dice, potrebbe sembrare un'azienda con un gusto, un'idea un po' commerciale, ma non è così, perché se noi pensiamo che aziende, diciamo, che fanno il denim di gusto giapponese e che comunque danno come un qualcosa di introvabile, esclusivo, il discorso della ferrovia sul bordo, della cimosina sul taschino, e nel senso lo fanno anche loro senza bisogno doverlo sbandierare, no? Perché poi certe volte uno si lega a un'immagine, è chiaro che loro fanno anche un denim elasticizzato, fanno tutto, voglio dire, però ce n'è per tutti i gusti, sia per chi vuole un prodotto molto confortevole, quindi che sia un super slim elastico, ma anche per chi cerca un regular con dei materiali importanti, fanno anche quello con dei prezzi tutto sommato accettabili, perché quello è un jeans lavato, cimosato giapponese a 300 e rotta euro, che rispetto al panorama non è altissimissimo, voglio dire. No, per un denim sicuramente cimosato, quindi parliamo ovviamente della qualità più alta, della caratterizzazione più importante, per di più lavorato sui lavaggi. E poi simpatico, comunque interessante, hai fatto bene a ribadirlo, che è quasi un chilometri zero dal sì, tuo punto di vista. Comunque diciamo, sono abruzzesi. Ci si conosce oramai anche con chi lavora lì, perché è capitato più volte di andare, quindi siamo un po' di famiglia là. Poi noi siamo stati poi clienti dalla prima stagione, quindi conosciamo anche particolarmente bene il prodotto, e perché anche poi quando vedi un prodotto ci vuole tempo per arrivare a capire cosa va di quell'azienda, cosa piace di più e cosa sono più bravi a fare, perché non è automatico. Decisamente, decisamente. Io ti seguo con curiosità, se hai qualche altra cosa che ti fa piacere farci vedere, dopodiché ti coinvolgerò anche te nel nostro, quello che ho già detto, rubacchiato, senza che, spero, mi venga a chiedere i diritti, Cecchetto, il Gioca Jouer, quindi ci racconterai anche tu oggi, ripartendo proprio dagli occhiali che nel corso della diretta hai variato, come oggi sei abbigliato. Ok, allora no, ti rubo solo un secondo. Vai, devi. Dopo, se no, camicia. qualcuno si arrabbia, dice, hai parlato solo di jeans, non hai parlato di camicie. Spendiamo, guarda, lavoriamo con due camicerie, però adesso spendo una parola con Exacus, che è un'altra azienda che fa un lavoro. Salutiamo l'amico Davide Celeghin. Ciao Davide, non so se ci segue, se non ci segue gli manderò il video, perché dico, te lo devi andare a vedere. Mandaglielo, mandaglielo. Saluta Davide, ti manda il video, mi raccomando, se mi vedi, ricordati di Shopping Map e di Federico Galli. Allora, se gli dirò una parola in più su questa cosa. Allora, Ti fa dicevo, ben scherzare, ovviamente. Davide è un amico grandissimo, professionista, gran lavoratore quel ragazzo. Per esempio, sul discorso Exacus, dell'Heritage, insieme a lui e il lavoro che ha loro, fatto, diciamo, veramente è cresciuta tanto. Sì, stanno andando fortissimo, perché diciamo, sono cose talmente tanto bravi che ti impediscono di andare a vedere altre camicerie, perché tutto quello di cui hai bisogno lo trovi sempre. Cioè, non è che dice, sono andato da Exacus, però non ho trovato quella camicia che cercavo. No, se pensi una cosa, loro l'hanno già fatta. Quindi sono, da quel punto di vista, veloci, hanno un prodotto che si vende e non è un prodotto da poesia, è un prodotto che entra nei clienti, lo comprano, perché ha un prezzo giusto, una qualità giusta e le vestibilità sono quelle giuste. Ebbene, poi la proposta è molto ampia, come dici te, quindi uno può interpretare, come giusto che sia, la camiceria loro, come ovviamente di altri marchi, ma comunque la loro camiceria in tutte le modalità possibili, quindi partendo dal classico, inteso per tutti i giorni, da portare sotto giacca, sotto una maglia, piuttosto che magari per una serata, un evento, piuttosto che prodotti da portare sopra il jeans, quindi fantasie, e hanno lavorato anche molto sui tessuti tecnici. Tu ci facevi vedere lì, hai acquistato da loro la parte, diciamo, d'archivio, intesa come tessuti un pochino vintage, lavati. Un corso di camicie lavate con vestibilità un po' gusto vintage americano, quindi col piegone, non slim, bottom down, con il
diciamo, con il davanti non coperto, insomma, camicie un po' di gusto più heritage, però poi fanno anche un discorso, per dire, più, chiamiamolo estivo, per dire così, come ti fanno anche però il rigato super tradizionale con un collo rigido di Thomas Mason, quindi voglio dire, o di Albini che sia. Quindi i tessuti poi importanti ce li hanno, non lesitano, diciamo, sui tessuti, no? Si trova un po' di tutto. È chiaro che non è il prodotto, diciamo, ma tu mi hai fatto vedere una camicia sartoriale con le asole fatte a mano, non è quel prodotto, è un prodotto che va bene per tutti, cioè il cliente che cerca una camicia di sostanza che deve durare, che dare dei tessuti importanti, con Xacus si troverà sicuramente bene. Un tempo l'avremmo chiamato prodotto, tra virgolette, onesto nel senso che... Ma è onesto, è veramente onesto, voglio dire. Nel senso che è un prodotto che, diciamo, ha letto il mercato e ha trovato il suo posizionamento corretto, la sua clientela continua a fare un ottimo lavoro e tu, come tanti altri clienti, siete testimoni del fatto che c'è un rapporto di soddisfazione in termini di vendite, anche di rapporti umani e professionali con Davide, come con il resto ovviamente dell'azienda. Ed è importante che tu abbia posto l'accento anche sulla categoria camiceria, che nelle ultime stagioni è stata spesso bisfrattata. Si parla di un importante calo di questa categoria a fronte del grande utilizzo di polo, di t-shirt e di maglie. Maglie dolce vita. Sono con un girocollo sotto un serafino. Purtroppo le abitudini sono cambiate, le persone vogliono stare comode. Speriamo adesso che con il filone dell'Active ci sia un po' di ritorno al comfort anche con la camicia. Poi è chiaro che chi porta la camicia comunque la indossa, a prescindere dalle mode o non dalle mode. E chi era invece un po', diciamo, indeciso, qui abbiamo anche Mazzarelli, con un'altra camicia con cui lavoriamo, chi è un po' indeciso oggi ne fa a meno, voglio dire. Allora, se, diciamo, tra virgolette, ma tanto avremmo molto di più da parlare, il giro nel negozio l'abbiamo finito, è giunto il momento che tu ce lo stavi già accennando, però entriamo nello specifico, raccontaci come sei vestito oggi, cosa propone il tuo outfit odierno? Oggi sono, diciamo, ancora con un abbigliamento della collezione invernale, perché faceva un freddo cane, stamattina c'erano 5 gradi, quindi sono con dei pantaloni con doppia pants di GTA, una maglia a girocollo, come dicono loro, effetto gugliato, quindi è un cotone invernale, i grifoni, un giubbotto di un'azienda che anche bisogna salutare, saluto Luigi Volpe, i Volfagli, che è un'azienda di quelle anche giuste, e sotto un serafino di Altea, che è anche un'altra azienda che non abbiamo citato, però che quando si parla di maglie particolari che non siano le solite, ma neanche eccessive, quindi quella giusta via di mezzo, Altea secondo me è una delle aziende che lavora meglio da quel punto di vista. Infatti salutiamo anche Ciro, salutiamo tutti di Altea. Certamente, e devi concludere raccontandoci di questi tuoi occhiali, sia questi che gli altri. Adesso non no, so no, se beh, nel senso, non voglio fare torti a qualcuno, perché poi ci sono tanti amici ottici, dicono no, è usato l'occhiale di uno, l'occhiale di va altro. Bene, comunque, no, comunque... voglio dire, il gusto, io parlo di occhiali, ma poi può essere nel mondo dei vini, può essere nel mondo degli orologi, in ogni mondo, se uno cerca le cose belle, ci sono. Per esempio, questo è un occhiale giapponese fatto a mano di un'azienda di nicchia particolare che si chiama Sauvage, però te ne potrei citare anche tanti altri. E importante, dico, in qualunque settore uno si trovi, che sia l'occhialeria, l'abbigliamento, un'enoteca, la ristorazione, mille altri settori, se uno si impegna e cerca le cose belle ci sono e si notano, si vede la differenza. Decisamente sì, e fa piacere che comunque sull'occhiale o comunque sugli accessori e su altre cose tu, che sei un addetto ai lavori, poni attenzione, e quindi questo è anche positivo non solo per te ovviamente, che prima di tutto trai tu soddisfazione a vederti più simpatico, più interessante o più bello, però comunque ne traggano giovamento sicuramente anche poi i tuoi consumatori, i tuoi clienti del negozio, perché è sempre importante trovarsi una persona con grande passione, grandi capacità in quello che fa, quindi ovviamente hai pieno controllo del mezzo, della tua boutique e delle aziende che acquisti all'interno, però è positivo anche lanciare questi messaggi, perché sono argomenti di dialogo, di interazione positiva, come tu hai detto, che sia l'occhiale, l'orologio, la chiacchiera sul vino, sulla ristorazione, le bellezze. A proposito di bellezze,
Perché dobbiamo venirti a trovare a Vasto, oltre per fare una chiacchiera con te e provare un paio dei tuoi occhiali? Perché a Vasto si sta bene. Cioè, io vi posso garantire che se venite a Vasto, chiaramente sembra un po' banale, ma passate in negozio, anche se non comprate niente, facciamo un saluto e io vi posso dare qualche indicazione, se riesco, su dove andare. Trascorrete un giorno, 2 giorni, 3 giorni che siano, bellissimi. Non ve ne pentirete. Allora, viva Vasto, viva l'Abruzzo e ovviamente un grande saluto a te Gian Vittorio e alla tua storica boutique ed è bello, ripeto, la storia che ci hai raccontato che hai iniziato a lavorare in questa boutique per tanta voglia e curiosità, affiancandoti al titolare fino ad arrivare, diciamo, nel momento in cui è diventato nonno e ha deciso di dedicarsi a vita privata e a godersi la sua famiglia e la sua pensione, hai deciso di prendere in mano la cosa e proseguire. Grazie per aver condiviso con noi questa chiacchierata e il tuo racconto e ovviamente averci fatto entrare all'interno del tuo negozio Closet by Hamilton nel centro di Vasto. Grazie a te Federico e ci aggiorniamo. Un saluto a tutti, vi aspetto. Grazie, buon pomeriggio e buona serata, Gian Grazie Vittorio. a te. Grazie. Ciao a tutti ragazzi. Allora, anche oggi siamo andati, penso, via bene con le nostre dirette. Oggi alle 12 eravamo con Pierluigi Brugnoli, abbiamo parlato di scarpe da uomo, negozio e ragazzo super di Roma, del quartiere Prati. Adesso abbiamo fatto una bella chiacchierata con Gian Vittorio di Closet by Hamilton a Vasto in Abruzzo. Se vorrete, ci vediamo più tardi, magari per un collegamento estemporaneo questa sera dopo cena. Dopodiché proseguiremo nei prossimi giorni con un calendario abbastanza fitto, interessante. Ve ne darò ovviamente notizia tramite le stories e altro. Domani, primo appuntamento di giornata, torno subito dopo ora di pranzo con Andrea Pizzolato da Roma. Arrivederci ragazzi, ciao!